Innanzitutto, grazie a tutte e a tutti per essere intervenute e intervenuti questa sera. È veramente un onore per il sottoscritto, insegnante di storia e filosofia al liceo Giordano Bruno, poter venire qui con voi a parlare di Giordano Bruno. Un pensatore geniale e ribelle di cui oggi abbiamo terribilmente bisogno, a mio avviso. Pensando a questa conferenza ho iniziato a ragionare sui tempi che stiamo vivendo e mi sembrano tempi in cui il rogo di Giordano Bruno sia più che mai vivo, da un punto di vista negativo per le violenze, per il clima comunque di odio, di intolleranza che si respira purtroppo in molte parti d'Europa. Vuol dire che gli episodi di intolleranza anche nella mia Italia ormai non si contano quasi più, o meglio li contiamo ma sono talmente numerosi che cominciamo a avere una triste elencazione di intolleranze, e purtroppo così anche in molte altre parti d'Europa. Però è anche un fuoco, un rogo vivo per la forza che il pensiero di Giordano Bruno da quel rogo ha sprigionato, perché è una morte quella di Giordano Bruno, in parte come quella di Socrate, in parte come quella di Gesù, che lascia un'eredità, cioè sono delle morti, sono dei processi a cui seguono delle morti che poi lasciano un terreno fertile da cui partire, su cui non seminare, da cui partire per anche ragionare, per costruire della speranza. Nel senso che al di là di ogni retorica, perché è facile poi soltanto parlare di Giordano Bruno come martire della libertà di pensiero, infatti l'Unione Europea riconosce nel giorno della morte di Giordano Bruno la giornata della libertà di pensiero, ma al di là di questa anche facilità con cui possiamo attribuire immediatamente a Giordano Bruno questo suo martirio per la libertà di pensiero, come lo possiamo fare per Socrate, andando in profondità del pensiero di Giordano Bruno possiamo veramente trovare delle riflessioni di estrema attualità. Per quello penso di intitolare questa conferenza L'attualità di Giordano Bruno. Tendenzialmente quello che già faccio con i miei studenti, con le mie studentesse in classe, è mostrare l'attualità del pensiero. Intendiamoci, la storia della filosofia va sempre collocata in un preciso contesto storico, perché le idee dei filosofi nascono in un contesto storico ed è quello. Dunque bisogna conoscere la Grecia antica, bisogna conoscere il Medioevo, l'Umanesimo, il Rinascimento, perché lì nascono le idee dei filosofi. Però poi lasciare quelle idee dentro il contesto storico senza portarle ai giorni d'oggi, dunque alla possibilità di usarle come strumenti per comprendere la realtà, non è una cosa che a me da docente interessa, perché io penso che la filosofia sia veramente una cosa viva. L'esempio che faccio sempre ogni volta che mi invitano a parlare è quello di una grande cassetta degli attrezzi. I filosofi li mettiamo in una cassetta degli attrezzi e dobbiamo saperli anche tirar fuori, prendere, usare per provare a decodificare la realtà. La realtà è complessa. Coloro che pensano di interpretarla in maniera semplicistica stanno facendo veramente un danno, provocano dei grandi danni, perché quando tu vuoi interpretare una cosa complessa in maniera semplicistica produci chiaramente delle alterazioni della realtà che spesso poi vanno, la storia qualcosa, se qualcosa ci insegna, questo ce lo insegna, vanno in direzione poi di svolte spesso violente, autoritarie, perché quando la complessità viene banalizzata, resa appunto semplicistica, ecco che coloro che presentano soluzioni, interpretazioni molto superficiali hanno la meglio. Dunque la filosofia è già un antidoto alla superficialità di pensiero, la filosofia è già un antidoto contro la banalizzazione della realtà, e sappiamo, e Hannah Arendt ce l'ha insegnato, come il male passa attraverso la banalità. Quando noi banalizziamo quello che accade siamo molto più predisposti già a compiere qualcosa di malvagio. Giordano Bruno, nella sua anche titanica figura, nel suo pensiero strabordante, perché in Bruno c'è tutto,
c'è la magia, c'è la filosofia, c'è la capacità di tecniche di memoria, c'è lo scrittore, c'è il compositore teatrale, c'è la penna sferzante, c'è l'esperto di Cabala. Forse non c'è, anzi, senza forse, non c'è lo scienziato, lui è un copernicano convinto, ma perché vedi in Copernico anche un intellettuale che ha saputo interpretare il mondo e pensa che quelle teorie siano teorie valide, le studia, ma non è la matematica e l'astronomia proprio il suo pane. Lui sarà un teorico dell'universo infinito, ma non è un grande poi astronomo. Lui è proprio un filosofo eclettico a 360 gradi. Si avvicina all'astronomia, si avvicina alla scienza, si avvicina alla magia, è filosofo, dicevo prima, esperto di cabala, di tecniche di memoria, tant'è che sia il re di Francia che il re d'Inghilterra lo invitano a corte perché amano anche questa sua capacità di memorizzare delle serie infinite di numeri, non infinite, ma talmente ampie da poi ripeterle. Lasciano tutti di stucco. Dunque, lui è un personaggio veramente strabordante. Ma proprio in questo suo essere titanico c'è l'insegnamento di Giordano Bruno attuale, perché anticipa alcuni grandi temi che sono quelli che vorrei oggi, questa sera, propormi. Perché è un grande anticipatore dei temi della tolleranza. Intendiamoci, nel 500 di Bruno già autori si stanno muovendo, perché quando pensiamo alla nostra Europa e andiamo alla ricerca di padri o madri, non dobbiamo dimenticarci che dei padri e delle madri inclusive, e dunque non dall'identità talmente forte e specifica da escludere, e dunque da costruire un'Europa divisiva, li abbiamo. E due su tutti del Cinquecento ci sono, si chiamano Erasmo da Rotterdam, ad esempio, e Giordano Bruno, perché hanno comunque una forza di dire ecumenismo da un lato, pacifismo, critica alla guerra, capacità di parlare di libertà di pensiero, e Giordano Bruno in questo è un grande anticipatore dei temi della tolleranza, che poi si affermeranno con Spinoza, che si affermeranno con John Locke in Inghilterra, con Hume poi nel Settecento. E cominciano anche con Baudin, limitativamente ovviamente, o con Grozio. Dunque è un rinascimento che poi sfocia in un Seicento in cui la necessità di parlare di tolleranza, di libertà di religione è impellente, perché noi europei ci siamo massacrati per la religione, le guerre del Novecento, che sono guerre politiche. Da un punto di vista religioso non sono infatti nulla rispetto alla violenza delle guerre di religione, e anche molte delle guerre di religione di adesso, conflitti di religione, in realtà che mascherano poi guerre di potere, e il gas, il petrolio, confini, perché le guerre di religione di oggi sono molto meno religiose di quello che in realtà no, ci vogliono far credere. Bene, ma sono comunque guerre che fanno impallidire il Cinquecento europeo, dove gli europei sono massacrati. La guerra dei 30 anni, che scopre per motivazioni soprattutto politiche, ma che poi muove l'Europa su basi religiose, è una guerra devastante, con milioni di morti, ma che sono prodotti da una violenza di guerra senza precedenti. Pensiamo soltanto alla notte di San Bartolomeo. Noi oggi a delle immagini simili, no, rimarremmo sgomenti. Si parla di sgozzare per le vie di Parigi, si parla appunto di ugonotti gettati nella Senna che diventa rossa in alcuni tratti dal sangue, si parla di torture, di togliere la pelle, cosa noi immaginiamo nella guerra del Vienna per capirci, o di cavalli, no, che tirano dei corpi da un lato e dall'altro fino a spezzarli in due. Questa è stata la notte di San Bartolo, di una violenza inaudita. Bruno in quegli anni è una voce fuori dal coro, c'è cioè una voce che dice uccidersi per un Dio che lui fa coincidere con la natura e l'universo è un'idiozia, perché Dio è tendenzialmente questo amore, è chiaro, è questo universo veramente inclusivo per Giordano Bruno. E dunque una guerra fatta in nome di Dio è una delle più grandi idiozie, ci dirà Giordano Bruno, uccidersi in nome di Dio. I sovrani lo sanno probabilmente, ma è uno strumento che hanno per governare anche il volgo, per governare il popolo, perché il popolo diviso in religioni
è un popolo che si uccide, è un popolo che si guerreggia, è un popolo più facilmente governabile banalmente perché impaurito. Pensate all'attualità di questa lezione. Allora, in Bruno c'è il tema della tolleranza religiosa, in Bruno c'è il tema della critica alla guerra, e in Bruno c'è ovviamente un amore nei confronti della natura che oggi è più che mai attuale. C'è un Bruno ecologista e ambientalista, non ovviamente come noi intendiamo oggi l'ambientalismo e l'ecologismo, perché siamo in presenza di una minaccia per la specie umana, siamo in presenza di una minaccia per le specie animali, siamo in presenza di una minaccia globale da un punto di vista del clima, dei cambiamenti climatici, del tema dello scioglimento dei ghiacciai, dell'innalzamento del livello dell'acqua. Siamo in presenza di un problema del tema delle risorse che esauriscono, della sovrappopolazione rispetto alle risorse. Dunque noi oggi abbiamo un ecologismo che però è diverso, perché c'è uno soggetto umano inquinante che devasta la natura, ma che in Bruno può essere assolutamente già intravisto, perché Bruno è un teorico dell'uomo che deve farsi natura, che deve vivere in armonia con la natura. Allora vedete, già questi sono i tre temi che vorrei appunto presentarvi: il tema della tolleranza religiosa, il tema della critica serrata alla guerra e il tema dell'ambientalismo, che oggi possono rappresentare delle vere e proprie stelle polari da seguire. Cioè, se uno è bruniano o se vive alla Giordano Bruno, beh, ovviamente avrebbe dei problemi sempre con il potere, perché siamo sinceri, Giordano Bruno è un insofferente nei confronti del potere. Giordano Bruno è un uomo che non ha mai trovato pienamente la sua casa. Non era la sua casa il mondo dei Domenicani, non era la sua casa poi la corte di Francia, non era la sua casa neanche l'Inghilterra, non era la sua casa i veneziani. Lui ha pensato che fosse la sua casa Venezia, poi i veneziani, anche essi maestri poi di Realpolitik, lo vendono alla Santa Inquisizione Romana, perché effettivamente l'Olanda e Venezia erano le terre di maggior libertà, dunque le terre in cui un Giordano Bruno poteva effettivamente trovare, no, cittadinanza e trovare possibilità di libertà di pensiero. Ma poi alla fine la Realpolitik ha prevalso, ha avuto la meglio anche a Venezia, e ascoltando poi, no, anche testimonianze inventate, fasulle, Giordano Bruno sarà poi accusato in maniera definitiva a Roma e verrà mandato sul rogo. E anche qui c'è un elemento di stretta attualità, che un potere come quello della Santa Inquisizione, c'è un potere che ti umilia, che ti butta in carcere, che ti fa stare al freddo, che ti fa stare in situazioni dove tu chiaramente stai male, sei con altri prigionieri, sei in mezzo alla sporcizia, alla carenza di cibo, alle feci, al vomito, quando stai provato a immaginare cos'erano quelle carceri, anche alla violenza oggi dei secondini, in quelle condizioni, pur di salvarti, chiunque parla, e così qualcuno ha parlato e anche inventato delle cose per denunciare un delatore, noi oggi diremmo, e poi quella delazione non gli è servita, perché la Santa Inquisizione, che è ben oltre Machiavelli, è qualcosa di Machiavelli, come non piace parlare di machiavellismo rispetto a Machiavelli. Machiavelli è una cosa, poi c'è il machiavellismo, che è un'estremizzazione di Machiavelli, quindi considerare qualunque mezzo per realizzare un fine, cosa che Machiavelli non ha mai detto. Ha detto che i mezzi sono importanti per realizzare i fini, e il principe deve conoscere i mezzi, dato un fine deve cercare i mezzi, ma non qualunque mezzo, perché se il principe usa qualunque mezzo, il principe può perdere il potere, perché il mezzo sbagliato ti può portare ad avere dei nemici interni, a sbagliare alleati o a governare male, e poi il popolo, se governi male, potrebbe rovesciare. Dunque, con qualunque mezzo, visto un fine, non è propriamente di Machiavelli. La Santa Inquisizione, invece, con qualunque fine, con qualunque mezzo per realizzare un fine, in parte lo ha utilizzato questo mezzo. Ecco che un Giordano Bruno, in quel contesto lì, con anche delle delazioni, con delle testimonianze false, verrà ucciso la sua morte, che poi diventa iconografica, no? Perché Giordano Bruno tratta, a un certo punto tratta, è vero, ma tratta nella convinzione però di non dover mentire rispetto alle sue idee. Allora lui pensa di poter spiegare, ecco, il suo titanismo. Va bene, io tratto. E allora fatemi scrivere veramente quello che io penso al Papa, voglio poterglielo dire. E dunque il suo
trattare era in realtà ribadire con onestà il suo pensiero, pensando che il Papa lo potesse comprendere. In realtà quello che gli veniva chiesto era un rinnegare e ripudiare completamente, non un atto eventualmente di onestà. Lui in questo ultimo scritto, personale per il Papa, prova a smorzare i toni, a problematizzare le sue idee, difendendole, eccole qua. E invece quello che gli veniva chiesto era di umiliarsi completamente, di rinnegare completamente se stesso, di dire ho sbagliato tutto, quello che faranno dire, ok, 33 anni dopo, va bene, a Galileo Galilei, il quale dovrà inginocchiarsi di fronte alla Santa Inquisizione e dire che lui ha sbagliato, perché effettivamente non è la Terra a girare intorno al Sole, ma è il Sole a girare intorno alla Terra. Dunque obbligano Galileo Galilei a questa umiliazione e lui si salva perché ha dovuto abiurare, cioè ha dovuto negare quello che lui ha sempre sostenuto. E a quel punto lì è arrivato un perdono e questo carcere, no? In senso benevolo, cioè un'abitazione controllato, che lui potesse proprio occuparsi di fisica e non di astronomia. Allora, la Chiesa che è cattolica chiedeva questo, Giordano Bruno, una biura totale, un'umiliazione totale, non l'ha avuta la Chiesa, e per questo lui è morto. E quando gli chiedono anche lì di baciare ovviamente il crocifisso, e lì c'è il Giordano Bruno bestemmiatore per l'epoca, perché lui non lo fa, non fa questo, e anzi rincara la dose con parole fortissime contro la Chiesa, contro il Papa, e continuerà a gridare, a maledire il papato, il crocifisso e tutta la Chiesa nel tutto lungo il tragitto sui Campo di Fiore. Dunque la sua è un'uscita di scena effettivamente maestosa, drammatica, ribelle, violenta rispetto anche al potere che lo voleva appunto invece umiliare. Gli mettono il mordicchio, così tutto il suo gridare, no, comporta di fatto sanguinare, lacerarsi la bocca, e lui griderà nonostante il mordicchio sino a quanto appunto le fiamme non lo porteranno alla morte. Dunque c'è anche una dimensione iconografica che non dovete mai dimenticare quando parlate, studiate o pensate a Giordano Bruno, perché Giordano Bruno muore appunto fino all'ultimo gridando quello che erano le sue idee, quella era la sua posizione. E questo fa sicuramente Giordano Bruno un martire sicuramente della libertà di pensiero, un martire della filosofia, e ci consegna in quel morire tra le fiamme un patrimonio di idee sicuramente, ma anche un patrimonio dal punto di vista di scelta, perché come Giordano Bruno, dicevo prima, Gesù e Socrate hanno nel comportamento il loro atto finale, la loro eredità, il loro testamento è comportamentale. Da Gesù che è lì, che chiede aiuto al Padre, sente abbandonato, dimostrandosi un umano tra gli umani. In questo, qua Nietzsche ce lo direbbe con forza, che qua Nietzsche, che scrive l'Anticristo, è una polemica durissima contro il cristianesimo, non contro Cristo, ad esempio, che considera forse un vero Übermensch. No, Nietzsche, no, forse in Gesù vede un esempio di superuomo, però è lì nel suo atto conclusivo a lasciare la testimonianza all'umanità. Lo stesso dicasi secoli prima per Socrate, perché i suoi allievi arrivano, Critone in modo particolare, il suo allievo prediletto, uno dei suoi non probabilmente il più brillante, ma uno degli allievi a cui lui è più affezionato, quello che lo ha spesso mantenuto, perché Socrate era povero, spendaccione, e dunque viveva grazie alle offerte degli allievi o appunto agli acquisti che facevano i suoi allievi. Critone, che era profondamente innamorato di Socrate, lo aveva mantenuto, gli organizza anche la fuga, e lui nel Dialogo del Critone appunto ce lo dice, cosa fa? Ma se le leggi di Atene ora diventassero delle persone, si materializzassero, mi vedrebbero fuggire come l'ultimo dei ladroni. Io che ho insegnato a rispettare le leggi di Atene, ora, anche se leggi hanno sbagliato, scappo nel buio della notte andando contro quello che ho sempre insegnato. Questo è quello che Atene mi impone, io obbedisco. Atene sta sbagliando, ma io insegno ai miei allievi, con questo mio andare incontro alla morte, che la virtù non è soltanto parole. La virtù è un atto pratico, perché se tu insegni la virtù solo parole, nel momento in cui devi scegliere, ti comporti in maniera viziosa, tutto il tuo insegnamento virtuoso è naufragato. E dunque in Gesù e in Socrate avete degli atti concreti, degli atti pratici, etici,
del loro pensiero. E così ovviamente fa Giordano Bruno, il quale appunto va incontro alla morte senza a un certo punto abiurare, senza rinnegare quello che ha detto, e va con quell'impeto che ha sempre avuto, un uomo che giocava a carte, un uomo che beveva, un uomo che a Venezia sicuramente andava nei bordelli, un uomo che esaltava l'amore fisico, il fare l'amore, è chiaro, anche un uomo di amore, è chiaro, e dunque questo suo personaggio ovviamente fuori dagli schemi è nel Cinquecento un po' un unicum, che oggi ci può dire ancora molto, vi dicevo. E vediamo questi tre aspetti principali che Giordano Bruno, secondo me, ha più che mai intuito. Giordano Bruno, tendenzialmente, dal punto di vista teorico, non della vita che conduce, che è uno degli elementi per cui verrà ucciso, ma dal punto di vista teorico, Giordano Bruno è condannato a morte perché di fatto è un copernicano. Okay? Primo elemento è un copernicano, dunque lui va contro un dettame della Chiesa. La Chiesa ha detto che le teorie di Copernico, esposte al De Revolutionibus, non devono essere insegnate. E Giordano Bruno, nel momento in cui Copernico accetta di non insegnare più quello che egli stesso ha sostenuto e ha scritto, Giordano Bruno va in giro nell'università ad insegnare il pensiero di Copernico, quando lo stesso Copernico non lo insegna più. Dunque, la prima azione è questa, cioè lui è copernicano più di Copernico. Va a insegnare il copernicanesimo quando lo stesso Copernico ci ha rinunciato, per paura, e la paura è umana. Dunque, Copernico un fifone, Galileo un fifone e lui un supereroe. Andare incontro alla Santa Inquisizione e morire a petto in fuori non è da tutti. E infatti anche lui, come vi dicevo prima, ha provato, scrivendo poi al Papa, anche di evitare la morte, perché morire è morire. Allora, sicuramente il fatto che fosse copernicano è dunque un'idea, guardate, più che un'idea sbagliata, perché dentro la Chiesa sempre più si sta facendo avanti l'ipotesi che il copernicanesimo sia giusto. Quando ad esempio Galileo verrà costretto ad abiurare, la maggior parte dei matematici della Chiesa sanno che Copernico e Galileo hanno ragione. Il problema è di autorità, che se la Chiesa ha detto che quella cosa non va detta, non va insegnata, e noi tolleriamo che venga detta e venga insegnata, non abbiamo più la credibilità, l'autorità di una Chiesa come quella cattolica romana, gerarchica, passa attraverso il meccanismo di obbedienza e coercizione. Chi non obbedisce deve essere punito, perché altrimenti tutti fanno quello che vogliono. Ed è un elemento che la Chiesa non ha mai chiaramente concepito. Non è che si alza al mattino qualcuno e pensa di ripensare un pezzo della Bibbia, ripensare un pezzo dei dogmi. È la Chiesa che decide come cambiare e quando cambiare. E non che ogni singolo teologo, intellettuale o filosofo decide di cambiare il pezzo che vuole. Perché se tutti fanno così, un sistema come quello della Chiesa crolla. È un po' come dire se in un esercito, no, a un certo punto ogni soldato non decide di comportarsi un po' come gli piace e pare, perché pensa che la strategia del generale sia sbagliata, perché ha paura, non vuole morire, che siamo in ricorrenza della prima guerra mondiale, e il generale non può permettersi che all'interno dell'esercito ognuno pensi e vada dove vuole, deve tenere le fila, la Chiesa deve serrare le fila, perché i re se ne sono già andati. Chiaro? Perché Lutero se n'è già andato, perché Calvino, tutti stanno già andando, non può permettersi ancora di più che i filosofi intellettuali o scienziati a Padova o a Firenze dicano quello che vogliono nelle lezioni. E dunque il fatto che fosse copernicano è un elemento centrale che dovete avere ben presente per capire la morte di Giordano Bruno. E poi il suo panteismo. Cioè, il panteismo è inaccettabile, perché Giordano Bruno, oltre a teorizzare un universo eliocentrico, teorizza anche l'infinità dell'universo. Cioè l'universo è infinito e coincide con Dio. Cioè l'universo e Dio sono un'infinitezza, sono appunto senza fine. Questo far coincidere Dio e la natura con l'infinito elimina uno dei principi cardine, anche qua, della religione cristiana, di tutte i rami in questo caso della religione cristiana, ovviamente, perché Dio, per il cristianesimo, trascende il mondo. Dio crea il mondo e ne rimane al di fuori, ma questo vale anche per l'ebraismo e vale anche per l'islamismo, con l'eccezione del cristianesimo.
quella che rende il cristianesimo unico tra tutte le religioni monoteiste, che Dio a un certo punto si è fatto carne e si è fatto uomo, e c'è una coincidenza di uno, Figlio, Padre, Spirito Santo. Però è un momento in cui Gesù, come Figlio di Dio, è in terra, altrimenti Dio è al di là del mondo. Il panteismo, che era molto diffuso nel mondo greco, gli stoici ad esempio erano panteisti, si fonda invece sull'idea pan, tutto, teo, Dio, che Dio e la natura tutta e il mondo coincidano. Per gli stoici ad esempio il Dio è il logos, la ragione, che permea tutte le cose. L'universo è razionale, c'è una sorta di vento divino, di soffio divino, di ragione divina che è in tutte le cose. Questo è Dio. Dio è la ragione che c'è in tutto l'universo. Giordano Bruno cosa fa? Prende Dio e l'universo, li infinitizza, sono dunque coincidenti. E noi Dio dunque lo conosciamo nel suo coincidere con la natura. Dio è al di là degli uomini, e quando Dio è al di là degli uomini è una mente superiore agli uomini, non lo possiamo conoscere. Ma Dio lo possiamo conoscere nel momento in cui è nel mondo, ed è nel mondo perché coincide con il mondo. Dunque c'è una possibilità di conoscere Dio, secondo Giordano Bruno, ma non lo conosciamo nel suo essere al di là del mondo, ma nel suo essere la meraviglia del mondo, perché dalle stelle ai pianeti, dai mari agli oceani, a quel cane, quel gatto, quel tramonto, quello è il divino. Ma una teoria del divino, della divinità di questo tipo, non è ovviamente compatibile con una teoria della trascendenza divina, qual è quella del cristianesimo. Dunque i due motivi filosofici, teorici, per cui Giordano Bruno è condannato a morte sono questi. È copernicano, sostiene l'eliocentrismo ed è un teorico del panteismo, cioè di una divinità che di fatto è infinita e coincide con l'universo. Questi sono i due motivi filosofici, ma sono anche i due motivi, per questo ve li ho presentati, per cui noi oggi possiamo andare incontro alla tolleranza, alla pace e all'ambientalismo. Perché un mondo, un natura, universo che coincide con Dio, è un mondo in cui le guerre di religione, è un mondo in cui la violenza contro la natura diventano delle vere e proprie bestemmie. Le bestemmie non sono anche, se io epiteto il divino con delle parolacce, ok, vabbè, ci siamo capiti, ma la vera bestemmia è ovviamente la violenza, perché la violenza è contro l'uomo, gli animali, l'ambiente, e quello è il divino. L'uomo che uccide l'uomo è un atto di bestemmia, perché sono figli di Dio. Ma figli di Dio, in questo caso non più nella mitologia della creazione, Adamo ed Eva, ma sono figli di un infinito che è Dio, perché tutti siamo dentro il divino, ma siamo una parte del divino. Il panteismo fa sì che Dio di fatto sia presente da quell'albero in lui, in lei, in me, in quel cucciolo di uomo, in quel cucciolo di animale. Questa è la forza di un pensiero panteista, che di fatto non può che non espellere la violenza religiosa, perché una guerra di religione significa divinizzare una parte contro un'altra parte. Tu prendi un tutto, Dio è il tutto infinito, tu lo spezzetti questo tutto e cominci a dire il mio Dio è questo, il mio Dio è questo, il tuo Dio è questo, e in nome di queste divinità ci facciamo la guerra. Ma Dio è uno. Ah, è di uno quello degli ebrei, ah no, è di uno quello degli islamici, no, è di uno quello dei luterani, dei calvinisti, del papa. No, Dio è uno, è l'universo. E a quel punto lì questo pensiero non può che arrivare a mettere in luce l'idiozia anche della guerra di religione. Qualcosa qui vi dicevo prima, Erasmo da Rotterdam ci ha già raccontato, nel Lamento della pace, Erasmo da Rotterdam personifica la pace, che si lamenta. Io così abbandonata da tutti, ripeto, l'Europa del Cinquecento è un campo di battaglia, un campo di massacro, va bene? Si lamenta e dice, mi stanno dimenticando, sono abbandonata. E da chi sono abbandonata? Ma in primis dai governanti, i principi, e l'attacco è vescovi, sacerdoti, papi e cardinali, i quali benedicono rispettivamente la loro guerra.
Cioè, gli inglesi benedicono la guerra che fanno contro i francesi benedicono la guerra che fanno contro gli inglesi, e via discorrendo, i tedeschi, le potenze dell'Italia frammentata, la Spagna, tutti chiamano Dio in causa per benedire i loro stendardi, i loro gagliardetti, il loro cannone, i loro archibugi. Allora io, ecco, sto dicendo che tutti quelli che partono ideologicamente convinti che la guerra sia facile, sia vincente, porti al trionfo dello Stato, del Regno, e poi vedono che questo non si realizza e vedi l'inganno della guerra. Ecco che tutto questo malessere esplode. Esplode e crea quella disarmonia, quel conflitto, crea quei meccanismi di repressione. Guardate che spesso nelle guerre ci sono, le guerre moderne, ci sono i soldati dietro che devono essere pronti a sparare quando qualcuno, avendo paura, ritorna indietro. Nelle guerre moderne, il fuoco amico, che oggi è considerato un accidente-incidente, era messo in conto per non far arretrare. Poi, chiaro, il cantore della guerra, guarda l'atto eroico, piangevano. Ah, atto eroico, ma perché inondare di grappa, mandare le persone ubriache in guerra? Perché avevi paura, perché l'assalto alla baionetta, la prima fila, sapeva che uno su due, addirittura forse due su tre morivano. Se tutto questo eroismo, perché droghe, i soldati americani nella guerra del Vietnam, droghe sintetiche ancora oggi in Iraq, in Afghanistan, perché devono essere ultra eccitati, devi avere quell'adrenalina che ti fa perdere anche la paura della guerra. Se fosse così naturale la guerra. Loro, Bruno e Erasmo, dicono: la guerra non è così naturale, la guerra è preparata, la guerra è costruita, la guerra è incitata, la guerra è costruita da principi, oggi diremmo dalla propaganda. Ma cosa lascia sul campo da battaglia la guerra? Povertà, morte, sofferenza. Certo, poi ci sono gli altri, sono i teorici della guerra che svecchia il mondo, no? Forse il vecchio Eraclito, ma soprattutto Hegel, i futuristi, no? Per venire a noi sempre italiani, abbiamo avuto dei cantori della guerra, dal poeta, no, futurista Marinetti, fino ad arrivare ovviamente ad Annunzio, che tu vuoi conoscere. Ci sono stati gli intellettuali che l'hanno esaltata, va bene? Ma il soldato semplice scriveva alla mamma: ho paura, voglio tornare a vedere la mia fidanzata. Perché quando, anche Durand, quello che ha inventato lo svizzero, la Croce Rossa, ed è arrivato a Solferino a vedere le battaglie risorgimentali, vedeva le persone, sono le prime battaglie con i cannoni, armi da fuoco, e vedevi la gamba, no, tagliata, le budella di fuori. Io vedevo la gente gridare dolore ed essere distrutta dalla guerra. Bruno in questo ci rimette, diciamo, un po' le cose a posto, dice: ma la guerra è, ritrovo a dire, un'idiozia di violenza. Questa guerra che i principi decidono di combattere, papi o vescovi, una bevanda, una partita a carte. E dunque c'è un reale pacifismo in Giordano Bruno. Cioè la guerra va condannata anche qua perché è contro l'universo, è contro la natura. Questo universo è fatto di legami. L'uomo ha l'intelligenza e la mano, dirà Giordano Bruno, per costruire. Pensare a costruire un mondo in cui provare a vivere felici, in cui poter vivere di slancio. Cioè, uno questo lo dirà, ma okay? Non l'ha detto anche lui. Io, sono anni veramente fermi. Noi li avremmo questi. Questo pantheon dell'Europa, noi l'avremmo, perché abbiamo Campanella, perché abbiamo Thomas More. Sono anni veramente fertili, okay? Perché Thomas More a un certo punto, così di attualità, dice: ma in Inghilterra c'è la pena di morte contro i poveri, ma più contro i furti, scusate. Ma continua ad esserci impiccagioni, impiccagioni. Il modo per evitare i furti è combattere la povertà. Thomas More collega la delinquenza alla povertà e sostiene che la pena di morte sia inutile sino a quando non debelli la povertà, nel 1500. Capite la lungimiranza? Sono autori, tutti insieme, di un rinascimento che è veramente lungimirante, che critica la guerra, che critica la tortura, che critica la guerra di religione, che critica appunto la repressione rispetto alla povertà. Ci sono le leggi contro i mendicanti, si viene impedito ai mendicanti, ai poveri, di entrare nelle città. Sono cose che noi pensavamo di avere messo alle spalle, però ci sono nel giro per l'Europa quei sindaci che dicono effettivamente: no, c'è questo avvenimento culturale importante,
c'è questo monumento, cioè avere qua il povero, il barbone, è meglio, no, allora mandiamo i vigili, spostiamo la multa, togliamo le panchine, perché i poveri sono tornati ad essere indesiderati in quanto poveri, perché mostrano quel lato B della nostra società, ci mostrano il fatto che quel monumento fantastico, la serata, quell'evento che noi abbiamo costruito, non è soltanto rose e fiori, perché dietro ci sono quelli che soffrono e quando si manifestano e arrivano, tu li vorresti mettere un po' come, no? La polvere o le briciole sotto il tappeto. E suonano alla porta, voi non sapevate che stesse per arrivare questa vostra persona importante, oddio, avete le briciole per terra, alzate il tappeto e buttate sotto la polvere o le briciole. Ma queste sono le persone, no? Che vogliamo togliere dai centri delle città, togliere le strade di cui sono gli avvenimenti. Così arriviamo, perché effettivamente è un problema. Perché il povero poi magari è ubriaco, perché magari ha commesso un furto, perché è sporco rispetto agli abiti che indossiamo noi, è chiaro? Allora ecco che noi, un Thomas More in quell'epoca dice Londra sarà più sicura quando ci sarà meno povertà. Lungimirà, programma politico del Novecento. E lo stesso vale per Bruno, dice. Bruno dice, lui dice queste guerre costruiscono l'odio. Terzo e ultimo punto di questo mio intervento, così poi ne chiacchieriamo insieme, parliamo insieme, l'ecologismo. Perché? Perché in Giordano Bruno, questo universo natura, natura universo, questo Dio natura, diventa veramente un atto d'amore che l'uomo deve fare nei confronti del mondo naturale in cui vive. Secondo Giordano Bruno, innanzitutto noi siamo mente e corpo. Pensiamo che la mente, i filosofi, che sia più importante la mente o l'anima, ma cosa sarebbe il mondo senza la mano? Stupendo questo passaggio. Dalle piramidi, va bene, agli acquedotti romani, cosa sarebbe il mondo senza la mano? Cosa sarebbe il mondo senza la mano che opera, il medico, cuce, fabbrica? L'uomo è pensiero e mano. Già dunque un uomo naturale a 360 gradi, non c'è, l'intelletto è superiore alla dimensione corporea. L'uomo è natura duplice ma unica, cioè mano e pensiero, dunque è aspetto corporeo, aspetto intellettuale fusi insieme. Dunque c'è l'esaltazione di questo uomo, uomo intelletto, uomo mano. Ma poi un uomo che dentro la natura, non c'è l'uomo e la natura, l'uomo è natura, ci mettete un bell'accento. Mentre qualche decennio dopo, un altro intellettuale che risulterà vincente rispetto a Bruno, che si chiama Francis Bacon, dirà qualcosa di diverso. L'uomo ha una capacità logico-razionale per emanciparsi dalla natura, cioè dominarla. Nell'ottica di Bacon, in parte anche Cartesio, noi con la nostra ragione possiamo utilizzare la natura al nostro fine. Per loro era per vivere meglio, e vuol dire la matematica, la medicina, va bene, vuol dire domani i motori, perché la meccanica. Cartesio, uno che comincia a mettersi lì a costruire le cose meccaniche, sono gli anni del boom anche delle prime produzioni meccaniche, gli anni del boom, dagli orologi a degli strumenti di misurazione. Dunque l'uomo con la sua ragione costruisce gli strumenti per capire la natura, governarla, ma tendenzialmente usarla come mezzo per il fine degli uomini. Bruno non dice che l'uomo e la natura sono divise e l'uomo governa la natura. L'uomo è natura e come tale deve vivere in essa, conoscendola, rispettandola, e poi c'è questo aspetto che capite qua, non è proprio niente scientifico, ma diventa un filosofo, è un Platone del Cinquecento, negli eroici furori, l'uomo deve sciogliersi nella natura. Secondo Giordano Bruno, l'uomo deve farsi natura. E ci racconta un mito, qua più che mai platonico, il mito di Atteone, questo cacciatore che esce
a caccia con 50 cani da caccia per una battuta delle più, no, incredibili, e a un certo punto vede, no, un bosco, c'è una radura, e vede che c'è un lago dell'acqua, si avvicina e vede una donna nuda, bellissima, con altre ancelle che sta facendosi il bagno, che si sta lavando, ma questa donna è Diana, la dea della caccia, la quale, accortasi di essere spiata, ok, trasforma Atteone appunto in un cervo, e a quel punto Atteone, non consapevole di essere un cervo, ma di essere stato visto da questa donna, no, comincia a spostarsi, solo che i suoi cani, vedendolo cervo, lo cominciano ad inseguire. Lui non capisce il perché e scappa, 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 inseguito dai cani, sino a quando, arrivato di fronte a un altro fiume dell'acqua, si vede riflesso e si vede cervo. I cani arrivano, lo sbranano. Ma questo mito macabro è visto da Bruno come positivo, cioè l'uomo Atteone esce il mattino da casa per essere il cacciatore di prede. Ma questo uomo si è tramutato da cacciatore in preda, cioè si è fatto natura. Non è più l'uomo tertius super partes, cioè sopra la natura, ma è un uomo che, andando a caccia della natura, è diventato natura esso stesso, e si è sciolto con la morte in questo caso. Poi diventa metafora del nostro essere profondamente natura. E allora, e vado in conclusione. L'ecologismo ante litteram di Giordano Bruno consiste nel dire che la natura non è altro da noi, noi siamo la natura. Questo è un unico grande habitat dentro cui noi siamo, cioè noi, i vegetali, gli animali. E forse, no, c'è un ulteriore problema, che noi siamo più il virus rispetto a quanto possiamo essere in realtà la soluzione. Poi speriamo di essere la soluzione, ma ad ora siamo quelli che stanno distruggendo la natura. Poi abbiamo le capacità razionali per salvarla, ma non bastano queste razionali, perché la ragione che abbiamo noi oggi sviluppato è una ragione tecnica calcolatrice, è la ragione dei mezzi in vista dei fini, è una ragione tecnica volta sempre a massimizzare tendenzialmente il profitto, il successo, la gloria. Se noi non torniamo una ragione alla Giordano Bruno, cioè una ragione quasi olistica che abbracci l'uomo e la natura, e non separi l'uomo e la natura, se non torniamo a quest'idea ecologica autentica, noi non riusciremo mai a produrre un'autentica convivenza. Perché se i parametri sono solo la crescita economica, adesso la grande sfida è se si riesce a fare crescita economica con l'ambientalismo. Vediamo, io penso che non è ancora comunque la prospettiva. Prima il problema è c'è un problema di ambiente. Se poi si riesce a fare i soldi con l'ambientalismo, vediamo, ma già il fatto che si sta cercando di dire forse se ne possono fare tanti anche con l'ambientalismo, ci fa capire che comunque noi non stiamo approcciandoci al problema in maniera corretta, perché comunque mettiamo l'unico Dio, possiamo dirci, realmente esistente, che è comunque il denaro. Ma se Dio è quella forza che muove le cose, l'unico vero Dio realmente esistente è il denaro, perché gli altri dei, le altre religiosità, alcune le abbracciano, alcune si fanno muovere, ma il Dio reale che c'è ogni giorno nel mondo in cui viviamo, che ci determina, perché ci compra il tempo della vita, perché dobbiamo lavorare, perché determina le nostre scelte, perché ci fa spostare per appunto o riprodurre la nostra esistenza attraverso un salario, perché vogliamo andare a massimizzare il profitto delocalizzando, perché vogliamo fare carriera. Se l'unico Dio è il denaro, è ovvio che il problema ambientale, ecologico, è comunque derubricato almeno dal primo al secondo posto. E allora è ovvio che il mondo di Bruno è un mondo lontano. È un mondo in questo caso lontano, perché è ancora un mondo dove il denaro sta dispiegando le sue ali, sicuramente. I veneziani sono i re del denaro, gli olandesi sono i re del denaro all'epoca, cioè sanno commerciare. Dunque, non che Giorgio non si rendesse conto della potenza del denaro, ma oggi è un livello di divinità al denaro come non c'è mai stato nell'umanità. C'è la massa di denaro non più materiale, quello finanziario, che governa il pianeta,
è una massa di denaro incontrollabile, e che fa sì che i signori di questa massa del denaro siano veramente i nuovi grandi, potremmo dire, cavalieri dell'Apocalisse, perché sono quelli che, muovendo questa massa di denaro, possono portarci ovviamente ad una catastrofe. Forse possono salvarci, qualcuno dice, vediamo. Io rimango e chiudo veramente dell'idea della presa di coscienza comunque individuale dal basso, che è una classica strada delle tante gocce, no? del seminare, che proprio prima una di voi ci manda spesso in crisi, perché anche chi lavora nell'educazione si accorge che magari hai seminato tanto, poi hai seminato tanto a scuola, poi le icone, le immagini vincenti del mondo non sono il maestro, la maestra o quello che ha fatto il commercio equo, ha fatto il turismo ambientale, quello che fa la piccola. Le icone vincenti sono coloro che nel mondo hanno un reale potere economico, finanziario, sportivo, musicale di grandissimo peso e anche che tutto travolge. Dunque, far sì che poi un ragazzo esca da una scuola, da un percorso formativo e abbia poi come modello di vita una vita fatta anche di piccole cose nel rispetto dell'ambiente in cui vive, è veramente una sfida ardua, è veramente una sfida ardua, perché se tu sei lì e che fai un percorso, ma il ragazzo accende la televisione e vede che quell'automobile, non so se le vedete, poi c'è automobile, no? E la Svizzera è anche un mondo di lusso di automobili, come la Germania, come anche l'Italia, ma queste automobili che vengono pubblicizzate sembrano che trasformino gli uomini e le donne che le guidano, spesso, la maggior parte ancora gli uomini, in eroi e cavalieri dei nostri tempi, perché gli uomini che usano le automobili negli spot televisivi sono sui ghiacciai, nei deserti, ok? Hanno donne che salgono di una bellezza incredibile. Però questo mito che i ragazzi vedono, ripeto, tu sei magari in coda sulla tangenziale con l'automobile o non trovi parcheggio, ma nella pubblicità stai attraversando il Grand Canyon, il ragazzo, anche se ha avuto un maestro queste cose gliel'ha detto, da lì è attratto con più forza. Ecco dunque che la lezione di Giordano Bruno, in piccole dosi, la dobbiamo trasformare poi in un atteggiamento di vita quotidiana, nel provare a far capire che non c'è una terza via, in realtà, perché o noi facciamo dell'ambiente il regno in cui noi viviamo, ma dobbiamo vivere non da dominatori, noi non siamo i dominus dell'ambiente, noi dobbiamo essere i servitori dell'ambiente, o noi ci facciamo natura come servitore dell'ambiente, o altrimenti mi sa che questo ambiente ce la fa pagare cara e salata. Vi ringrazio.